Music Italia oggi è qui con una delle realtà musicali più interessanti della musica italiana del momento e non solo, Marco Guazzone e gli Stag. Vi devo chiamare Marco Guazzone e gli Stag o preferite solo gli Solo Stag? Stag, Solo solo Stag, Stag. ok. Allora, a marzo siamo qui per parlare del vostro nuovo disco che All Music Italia ha potuto ascoltare in anteprima, Super anteprima. super anteprima perché uscirà a A marzo. marzo, il Noi 10 marzo. riveliamo, ah, riveliamo già subito la Possiamo, data. no? Tanto dobbiamo decidere quando 10 andare. marzo. Allora, possiamo dire in anteprima che uscirà il 10 marzo e si chiamerà Verso le Meraviglie. Vi do anche il disco così lo puoi far vedere tu. Partiamo subito dal titolo. Perché Verso le Meraviglie? Allora, sicuramente racchiude molto, molte cose. È un titolo, è stato difficile intanto. Possiamo dire che noi sulla scelta dei titoli discutiamo Sempre molto. l'ultima cosa che Sì, arriva. è vero, è l'ultima cosa che arriva ed è l'ultima cosa che è arrivata poche prime, insomma, pochi giorni prima di dire ok, dobbiamo andare in stampa, quindi dobbiamo scegliere il titolo. È un titolo che viene in realtà da una delle canzoni. E non è esattamente insomma la frase di una delle canzoni, però insomma la traccia che apre il disco To The Wonders, che è in effetti la traccia che a livello di sonorità, di arrangiamento, forse ci rappresenta di più. Sì. È più completa, è l'unica traccia con un'orchestra intera. E il titolo racchiude l'idea del concept dell'album, ovvero l'idea di un viaggio, quindi c'è una direzione, andare verso qualcosa. E l'idea delle meraviglie a livello grafico è raccontata con dei luoghi appunto fantastici, inesplorati, da scoprire. E appunto il concetto del disco in realtà è che questi luoghi sono dentro di noi, quindi nascondiamo delle cose meravigliose e con una mappa da decifrare dobbiamo andare a scoprirle e tirarle fuori. Raccontami un po' questa cosa, perché so che è un concept album e c'è una mappa da Esatto, decifrare. sì. Visto che comunque Intanto dovranno aspettare fino a non è proprio un marzo, gioco di diamogli parole. un'idea di. Allora, intanto insomma già dalla copertina insomma, si può capire che ci sono dei messaggi, delle immagini che raccontano qualcosa, dei messaggi e soprattutto l'idea dei testi è proprio quella di, come se uno avesse una mappa, di decifrare, perché alcuni testi sono da proprio Io li farei vedere quei testi come saranno facili da ricantare. sono proprio da andare a seguire, insomma, da scoprire, come se uno si trovasse tra le mani una Questo forse è mappa più del testo. Questo è il difficile. più difficile di tutti. Intanto ogni testo, ogni canzone ha un'immagine, perché insomma noi scriviamo molto per immagini, ci viene in maniera naturale partire da lì, da un'idea, quasi da una fotografia, di un'emozione, di qualcosa. E pensare che quello che facciamo con la musica è creare la colonna sonora di un'immagine, appunto. E quindi abbiamo voluto raccontare questa cosa nel libretto. Noi siamo, prima di essere musicisti, quattro grandi appassionati di musica, e quindi l'idea di un CD fisico, di avere tra le mani qualcosa che ti resta, e ce l'abbiamo ancora, nonostante la musica stia andando neanche più nella direzione del download, ma proprio lo streaming, quindi non hai più nulla. Streaming proprio. Però io credo, insomma, che esista ancora un pubblico che apprezza insomma, il disco materiale. E quindi, come proprio un diario di viaggio di un esploratore che viene, insomma, che ci troviamo tra le mani e indica la mappa di un tesoro, noi dobbiamo decifrare queste mappe, questi percorsi, per in realtà scoprire. Vi svelo il finale, spoiler, che il tesoro non è in posti assurdi in giro per il mondo, ma è dentro di noi. Ok, però cioè, è un album, io nell'ascoltarlo l'ho trovato molto Molto, introspettivo, moltissimo. ma mi sono posto una domanda, è molto marzulliana come domanda, è un viaggio verso la luce già fatto e finito o è un viaggio attraverso il buio e verso la luce ancora in atto? Questa è una bellissima domanda. Sì, diciamo che sicuramente è l'inizio del viaggio, cioè non pensiamo di essere arrivati già alla scoperta di queste meraviglie sicuramente con questo disco, però abbiamo mosso un primo passo e quindi Beh, rappresenta l'inizio del viaggio fondamentalmente, sì. con uno scopo ben Ovviamente verso preciso. la luce, però come hai detto benissimo tu, veramente hai colto che bisogna passare per dei momenti insomma di monti molto, molto scuri, molto cupi.
infatti insomma, penso sia normale quando uno si pone un obiettivo di arrivare alla luce attraversare delle difficoltà che sono insomma, inevitabili. E a proposito di questi momenti scuri, la copertina ritrae questo simbolo che c'era già nel, nel precedente album, questa sorta di cervo. Io volevo chiedervi innanzitutto cosa rappresenta, visto che ritorna sempre. E a me ha dato l'impressione, non so perché, ricorda Donnie Darko. Come Donnie Darko mi viene in mente ascoltando il vostro disco. Wow. Trovo molto queste atmosfere qui. Intanto grazie, io adoro Michael Andrews, che ha fatto la colonna sonora di Donnie Darko e usa molto pianoforte e queste sonorità che sono, diciamo, banalizziamole dicendo da colonna sonora. E però l'idea è proprio quello di, quando ascolti una canzone, scoprire un mondo, anche quando non è per forza la colonna sonora o la musica di un film. E il cervo è il nostro simbolo, è stato disegnato da mio fratello, che è anche il grafico del primo disco di questo disco, lui è proprio un grafico pubblicitario, che ha in realtà disegnato il logo prima che trovassimo il nome. Lui ha il nome della band. Ha voluto rappresentare, provato a rappresentare, ci è piaciuto tantissimo perché l'abbiamo preso subito, e la nostra musica con un cervo con delle rose che unisce appunto graficamente quello che è il nostro mondo. Cioè, le rose rappresentano l'animo più romantico, più dolce, che è fatto dal pianoforte, dal mondo insomma della musica classica, che è il mondo da cui vengo io, che si intreccia con milioni di contaminazioni, stili che vengono da gli altri tre elementi della band, e il cervo rappresenta insomma l'animale, il re della foresta, e questo animale elegante ma anche molto forte, quindi rappresenta l'animo, diciamo, rock, inteso come contenitore di stili, perché appunto abbiamo elettronica, musica orchestrale, sinfonica, folk, c'è tanto, e l'idea del cervo con delle rose graficamente proprio ci è sembrato veramente racchiudere il senso della nostra musica. Come dici tu, tra l'altro, mi viene in mente, cioè è un disco molto coerente, molto compatto, però ci sono veramente diversi stili e influenze, c'è il rock, c'è la musica orchestrale, c'è... come fare convivere tutto questo? Cioè, qual è la formula per farlo convivere? Non lo so, noi non l'abbiamo trovato. No, non lo so, noi ci proviamo. O forse l'avete trovata ma non la sapete descrivere. Può essere. Può essere. È un po', ti dico la verità, la nostra fortuna è pensare la musica come qualcosa senza confini, senza generi, proprio perché forse abbiamo quattro personalità musicali molto forti, ci scontriamo molto e questo ci porta sempre a dei risultati che non sono mai, sono sempre una sorpresa, perché partiamo da un'idea, da un arrangiamento e arriviamo da tutt'altra parte. Questo è un po', noi ci piacerebbe fosse il nostro valore aggiunto, perché lo viviamo così. Mi rendo conto che in un mondo in cui siamo abituati a dare delle definizioni è difficile, perché noi accarezziamo veramente tanti generi, però è proprio il modo in cui sentiamo la musica. Non è pensato questo voler sconvolgere, confondere idee, anche perché appunto il risultato poi magari può essere difficile da quando ci chiedono che genere fate. Ultimamente esatto. Diciamo colonne sonore, ma non come musica da film, come idea che in una colonna sonora ci sono tanti generi. Il bello delle colonne sonore è che puoi avere dei momenti in cui i generi e gli stili si mischiano, quindi forse quel mondo lì può aiutarci a dare una definizione. Ok, e tu hai parlato di colonne sonore, tra l'altro la prima traccia del disco, To The Wonders, è stata parte della colonna sonora di Un Bacio di Ivan Cotroneo. Ok, un film molto coraggioso che parla di omosessualità, che parla di bullismo. Come è arrivata la canzone al film? Allora, noi abbiamo lavorato con Ivan per il Natale della Mamma Imperfetta, questo film che era tratto da una serie TV scritta e diretta da Ivan. E il film è ispirato a un racconto scritto da Ivan, omonimo, si chiama Un Bacio. E io ho letto questo racconto prima che il film fosse insomma fosse proprio girato, e mi ha colpito molto, perché il film è leggermente diverso da insomma dalla storia raccontata nel racconto, però mi ha colpito molto. Noi in quel periodo stavamo lavorando a un brano che non aveva ancora un testo, e quindi le parole del racconto, le parole di Ivan, mi hanno ispirato questa canzone, e io
gli ho scritto una mail dicendo: guarda, non so il progetto del film, se avrà delle musiche, insomma che idee hai, però vogliamo farti ascoltare questa canzone che è nata proprio dalla storia che abbiamo letto. E lui l'ha ascoltata e insomma, dopo un po' di mesi ci ha detto: ragazzi, è perfetta per una scena, tra l'altro una scena molto importante nel film, un momento molto emozionante. E quando siamo andati a vedere, insomma, al montaggio, la nostra canzone su questa scena, siamo usciti tutti con le lacrime, perché insomma fa sempre un'impressione incredibile sapere che una storia che racconti una canzone diventa la colonna sonora di qualcosa che... Poi era un film fatto solamente da canzoni, non c'era una vera e propria colonna sonora, musica strumentale, quindi era un contesto anche molto particolare nel quale siamo stati inseriti, sì. Quindi era ancora più valorizzante, sì. Secondo noi. Vero. Tra l'altro ricordiamo che la canzone, se non mi sbaglio, è candidata ai David, esatto, di Donatello. Sì, sì, sì. E questo vi faccio i complimenti. Grazie, speriamo. E, sempre su colonne sonore, tra l'altro non è la prima perché ne avevate già realizzata, tra l'altro un'altra con Malika Ayane, cosa c'è? E la mia curiosità è come nasce una canzone che deve abbinarsi alle immagini di un film, che deve raccontare parte, oltre alla storia della canzone, anche la storia di un film? È un processo forse leggermente diverso, perché devi riuscire a raccontare qualcosa che è, come hai detto tu, è già nel film, ma deve svelarti anche qualcosa in più. E quindi è una sorta di cerchio in cui si uniscono immagini, parole e musica, e ognuna di queste tre cose ha un messaggio. Quindi si deve creare per magia, perché poi insomma nel nostro caso non avviene in maniera naturale, devi creare un equilibrio nel quale questi tre messaggi si aiutano a vicenda e ti portano a creare qualcosa che svela ma non appesantisce le immagini e diventa appunto una sorta di scatola cinese in cui hai la musica, il testo e le immagini, e quindi ascolti in realtà un'immagine e leggi una canzone. Allora, Verso le meraviglie uscirà, come abbiamo detto, il 10 marzo, però un'anteprima l'abbiamo già avuta tramite due brani. Uno è Orissa, che secondo me è uno dei più particolari del disco, e l'altro è l'attuale singolo, che è Mirabilia. Perché la scelta di Mirabilia? Perché secondo voi era quello più adatto per presentare quest'album? Perché Mirabilia rappresenta la stanza, questo lo saprà dire meglio lui, però è la stanza nel quale nel 500, giusto? Sì. Venivano raccolte tutte le meraviglie del mondo, oggetti ovviamente che rappresentavano le meraviglie del mondo, e quindi Mirabilia sono proprio queste stanzone nel quale poi uno si perdeva e cercava le proprie meraviglie, almeno quello che per lui erano le meraviglie. Quindi con questa parola, secondo noi, veniva rappresentato quello che volevamo indicare con tutto il disco, semplicemente. Esattamente, il principio è quello di in realtà scoprire che le cose più fantastiche e insomma incredibili che abbiamo e che vogliamo avere nella nostra vita in realtà sono dentro di noi, quindi noi siamo delle stanze da scoprire, quindi Mirabilia ha questo messaggio, quello di riuscire a trovare il coraggio di lasciarsi andare e tirare fuori in realtà tutto quello che abbiamo dentro di noi, perché non c'è bisogno di andare a cercare fuori le cose che ci rendono speciali. A volte sono gli altri che ci frenano. Esatto. Dal video mi ha dato questa idea, video tra l'altro diretto da Luciano Melchion, dove ci sono tutte queste persone che vi si aggrappano addosso, sì, che cercano di fermarvi, rallentarvi, quindi a volte l'impedimento sono gli altri. Sì, l'idea è stata proprio di Luciano, il regista del videoclip, che ha letto la canzone in quest'ottica, che spesso quello che ci frena e non ci lascia andare non è per forza qualcosa di nostro e basta, ma possono essere delle relazioni, delle dipendenze esterne che non ci fanno bene, delle relazioni familiari, sentimentali. Sì, spesso anche positive magari. Sì, cioè, esatto. Apparentemente positive, quindi affetti molto forti che invece hanno l'effetto opposto. Di frenarci, non lasciarci. Infatti nel video libero. C'è mia mamma, cioè sì. Quella che frena me è proprio mia mamma, proprio perché mamma. Luciano ha voluto che ci fosse lei a rappresentare questa, sì, questa idea. Ed è molto forte perché insomma spesso sono anche i genitori che per troppo amore
ci bloccano e non ci lasciano andare a scoprire il mondo.